capobassone. Agagagagra. Uè, animali da compagnia, come va? Spero tutto bene. Saluti vivissimi dall'egregio, illustrissimo esponente di Rise of Kingdom in Italia, il maestro con la M maiuscola Capobastone. Per iniziare questo video voglio rispondere a un certo ABC Arte che mi scrive: Capo, ma il modo migliore per ottenere teste d'oro senza il VIP? Beh, caro amico, non c'è un modo migliore per ottenere teste d'oro se non il VIP. E oggi ti andrò a spiegare il perché. Questo è il negozio del KVK4. Voi sapete che dal KVK4 in poi non ci sono più limitazioni e ci sono i comandanti migliori, le truppe migliori, gente con le T5, insomma, i primi tre KVK, diciamo, che servono per formarvi un po', per farvi capire come funziona il gioco e questa modalità, poi dal 4 si scatena il puttiferio più totale. Ora, in questo negozio, come puoi vedere, le teste d'oro costano 10.000 monete. E queste monete, che potete vedere, io ne ho 175.100, sono molto rare da fare, perché bisogna usare la struttura dei cristalli. E per farla significa veramente spenderci tante ore e tante risorse, perché devi trasformare le risorse che hai in cristalli che poi diventeranno potenziamenti, che diventeranno queste monete. Quindi è un giro infernale diabolico. Ora, io ne potrei prendere 17, ma tu lo sai che io 17 teste me le faccio in una settimana? Eh sì, me ne faccio in una settimana, perché se andiamo sul VIP, io sono VIP 12, posso prendermi 2 teste d'oro leggendarie al giorno, semplicemente loggandomi e cliccando su questo baule marcio, e sono 7, 14, quindi in una settimana praticamente le prendo. Sono 14, in questo caso saranno 17, quindi basta che faccio un altro login per 8 giorni di fila e ce le ho. Ho la stessa quantità di quelle che potrei prendere nel negozio. Quindi, come puoi vedere, non è tanto conveniente prenderle, perché in una settimana, se ti pompi il VIP, hai la stessa quantitativo di teste, ma ovviamente riesci a risparmiare queste monete, che sono molto importanti, per prenderti cose veramente serie. Ma in questo caso è solo un esempio, ma tutti gli altri eventi che puoi incontrare anche qua, no? Nella pergamena dove c'è il calendario, tutti questi che danno teste d'oro, comunque, non convengono, vi portano a fare tante cose in più. Mentre il VIP è ottimo. Un altro esempio, più che gemme, no? L'abbiamo fatto nello scorso video. Più che gemme, sì, ti danno quante? 8 più 5 sono 13, più 13 il giorno dopo fanno 26 teste, ma a che prezzo? Al prezzo di 50.000 gemme. Tu hai 50.000 gemme ogni mese o ogni due mesi? Penso proprio di no, se non shoppi con la carta di zio Peppe. Quindi, come puoi vedere, questi eventi sono un più, un aiuto in più. Te ne danno 26, ma è un aiuto, perché già metti i punti, le gemme nel punto VIP. Quindi tutti gli eventi sono così, nessuno vi regala teste. Il modo migliore rimane sempre il VIP. È per questo che io vi consiglio almeno di arrivare al VIP 10, perché avrete una testa leggendaria. Se poi arrivate al 12 siete a un ottimo punto. Se poi riuscirete a raggiungere la soglia quasi invalicabile del VIP 14, ne avrete 3 al giorno e state sicuri, fate voi i conti, che con 3 teste al giorno non avrete più problemi a sviluppare i comandanti. 3 teste al giorno sono 21 teste alla settimana. Insomma, vi piacerebbe prendervi 21 teste alla settimana, eh? Per questo che dovete iniziare a pensare al VIP. Ma sul VIP c'è molto molto altro ancora da capire. Perché? Perché questo gioco viene vissuto a fasi. Cosa significa? Cerco di spiegarmi brevemente nel miglior modo possibile. Ogni volta che voi arrivate a un determinato obiettivo, scatterà il prossimo obiettivo. Una volta raggiunto il prossimo, scatterà il prossimo ancora, eccetera, eccetera, eccetera. Vi faccio un esempio. Nei primi 3 mesi, cioè da 0 a 3 mesi di gioco, affronterete principalmente 2 fasi. La prima è quella della raccolta selvaggia delle risorse. Andrete sui depositi più disparati di livello 1, 2, 3, raccoglierete tutto, pure la merda del cane. Poi arriverà la fase della guerra, ci saranno le prime schermaglie perché le alleanze si devono assestare, il regno si deve assestare
e solamente le alleanze migliori rimarranno in gioco. Poi c'è la fase di nuovo della raccolta, perché avrete bisogno di sviluppare il villaggio, quindi per costruire servono risorse, soprattutto per il muro ad esempio serve un sacco di pietra e quindi raccoglierete. Poi subito dopo scatterà la fase dei comandanti, di raccogliere i comandanti, di reclutarli. Poi la fase delle truppe, vorrete sbloccare le T2, poi le T3, poi le T4, insomma va a fasi, no? Quindi è tutto così. E quando arriverete alla fase del VIP, perché c'è anche la fase del VIP, ognuno la raggiunge più o meno, insomma, intorno ai 6, 7, 8 mesi di gioco, anche di più, ognuno ha i suoi tempi, vi accorgerete che non servono solamente per le teste sviluppare il VIP, ma serve soprattutto per i buff esclusivi. Ora, se voi guardate i buff esclusivi di livello 12, ma andate poi al successivo, quindi al 13, noterete che ci sono tre novità. La capacità ospedaliera, che è importantissima nel KvK, ma anche nel gioco normale del regno. La salute delle truppe, che la salute, voi sapete, è la cosa più importante che esista, perché c'è prima salute, poi difesa, poi attacco. E poi avete un tentativo in più per il Canyon del Tramonto. Quindi, insomma, un tentativo gratuito in più ogni giorno. Insomma, fate il conto quanti materiali in più fate. E poi andando avanti sempre di più, velocità di raccolta, capacità delle truppe, quindi aumenterete la vostra unità di marcia, non più 200.000 ma ad esempio 205, 210.000, insomma mica poco. Velocità di produzione dei materiali, anche questo è importantissimo perché dopo ci sarà la fase dell'equipaggiamento, qui avrete ovviamente tre teste. Andando avanti ancora avrete un'accelerazione bestiale. Velocità di raccolta, recupero punti azione più 30%, sapete quanti barbari fate in più, soprattutto se raccogliete le rune. La velocità di costruzione, questa qui ormai non vi servirà più, però c'è nel KvK 4 in su la possibilità di costruire due nuove strutture e di potenziarle, quindi servirà anche questo. Velocità di ricerca, penso che arrivate al VIP 15 avrete fatto praticamente quasi tutto. Capacità dell'ospedale serve. Velocità di marcia importantissima, soprattutto se usate la fanteria. Velocità di guarigione 50%, quindi avete un boost pesante. Velocità di addestramento, ed è fondamentale. E la limitazione dei punti azioni più 100, quindi avrete non più 1500 ma 1600. Insomma, vedete un po' voi, e andando avanti ancora troverete sempre sempre di più. Per questo il VIP poi capirete che è fondamentale. Ora, recentemente hanno aggiunto il VIP 18 che insomma vi dà un sacco, veramente ma un sacco di roba quotidianamente. Quindi insomma ragazzi, fate voi, il VIP è fondamentale. Tanti like per Capobassone, agagagagra.